L'Orto Botanico di Ferrara racconta la propria storia, il passato ma anche il proprio futuro, in una mostra allestita fino al prossimo 15 giugno a Palazzo Turchi di Bagno. Una serie di pannelli illustrano la storia di questa istituzione ferrarese, parte integrante dell'Università di Ferrara, dalle origini ai giorni nostri. Una storia che risale addirittura al 1771. Il nostro orto ha avuto un po' di vicissitudini, ma è nato nel 1771, dapprima nella sede storica del Palazzo Paradiso, poi è emigrato e dal 1963 è qui al Palazzo Turchi di Bagno. Per quanto riguarda l'attuale, l'oggi, ha delle finalità che sono assolutamente in linea con le finalità di tutti gli orti botanici. Ricerca scientifica, soprattutto nel campo della biodiversità. E la biodiversità è il motivo per cui il 2010 è stato scelto come anno della biodiversità e come anno della nostra mostra. Poi, secondo punto importante è la didattica. Una didattica che non può essere sostenuta se non in stretto abbinamento con la ricerca. Terza finalità, la disseminazione della conoscenza scientifica anche al di fuori delle mura dell'università. Gli orti botanici nascono con le università, nascono nel Medioevo, quando sostanzialmente la medicina era fatta con quelle che si chiamavano i semplici. Poi è diventato un luogo di conoscenza, un luogo in cui vedere anche cose meravigliose. Oggi diventa una cosa ancora più importante, diventa il luogo in cui si difende la biodiversità. Il fatto cioè che il mondo si sta appiattendo e anche le piante stanno diventando sempre di meno e in fondo sempre più povere. La difesa della biodiversità è qualcosa che parte dalla natura ma va molto al di là della natura. Nell'orto botanico del nostro Ateneo sono ospitate oltre 1700 specie vegetali appartenenti a 140 famiglie, utilizzate per le attività didattiche degli studenti universitari e delle scuole superiori. Noi abbiamo una raccolta di specie che sono delle specie protette, voi a livello italiano, voi a livello locale. Ne possiamo citare alcune, soprattutto tra le piante acquatiche. Una delle piante acquatiche protette è Trapa natans, mi scuso per la nomenclatura scientifica, castagna d'acqua probabilmente con un termine più accessibile anche al non addetto ai lavori, che è una specie protetta, che si trova abbastanza diffusa ma comunque sempre a rischio di estinzione nel nostro territorio e che è ospitata in vasche opportunamente sistemate nel nostro orto. Dall'altra parte una specie che non è una specie acquatica, è una specie che vive sulle dune ed è Cistus incanus, ancora una volta nome scientifico che corrisponde al più familiare cisto rosso, di cui noi siamo parte diligente e parte attiva nel promuovere un'opera di conoscenza scientifica della sua distribuzione e anche di recupero delle poche stazioni presenti. Ma l'orto botanico è anche un luogo di ricerca in cui si utilizzano tecnologie avanzate, in particolare per la ricerca sul clima. Tecnologie per quanto riguarda dati sul clima, noi sappiamo quanto il clima sia importante nell'attuale ma anche nei potenziali rischiosi cambiamenti futuri per condizionare la vita e la distribuzione delle piante e per questo noi abbiamo allestito qui nell'orto una centrale climatica con dei dati che sono accessibili a tutti attraverso il nostro sito. Tecnologie da un'altra parte che rendano meno ostica e più accessibile anche al pubblico che non abbia conoscenze scientifiche particolari il riconoscimento delle piante. Abbiamo aderito ad un progetto sperimentale che si chiama Key to Nature, chiave alla natura, che consente con dei metodi semplici e con delle chiavi di risposta facili di identificare delle piante senza bisogno di conoscenze specifiche e senza attrezzature di laboratorio. Città e paesaggi d'acqua. Questo è il titolo del convegno internazionale organizzato per venerdì 30 aprile al Palazzo Bellini di Comacchio dal CITER, il laboratorio di progettazione urbana e territoriale della Facoltà di Architettura di Ferrara, insieme a Delta 2000. Obiettivo del convegno: mettere a confronto diverse esperienze internazionali legate alla valorizzazione del turismo fluviale, con particolare riguardo agli ambienti deltizi e lagunari. Interverranno esperti dal Senegal, dalla Romania, dalla Francia.